ragazzi, benvenuti in questo nuovo video molto particolare in cui voglio esprimere anche io cosa ne penso di questo nuovo capitolo. Questo video avrà un sacco di dettagli perché cercherò di estrapolare tutto quello che dirò, un discorso diciamo che sia filante e diciamo inizio e fine. Come sapete molto bene, infatti mi perdo nei miei discorsi, quindi a volte magari tendo a andare troppo oltre, andare troppo fuori strada, ecco. Insomma, per chi di voi non lo sapesse, io gioco dal 2009, che è stato ufficialmente il primo capitolo di Farming Simulator. Sarebbe stato anche il 2008, però era un prototipo, quindi non conterebbe secondo me. L'azienda poi è nata nel 2003, quindi è molto vecchia, ma non è diciamo un'azienda veterana o un'azienda che è cresciuta da tantissimo, come ad esempio la EA o che ne so, gente che ha creato un gioco come Battlefield Code e tanto altro. Ma è un'azienda comunque di nicchia. È stata di nicchia e adesso un attimino è cresciuta, ma non è che può essere così ai livelli delle altre case che ho appena nominato. Comunque, insomma, è nato nel 2003, ha creato alcuni giochi come ad esempio Sky Region Simulator, e dopodiché ha avuto la geniale idea di andare a pubblicare un gioco che si chiama appunto Farming Simulator. Secondo me l'hanno fatto perché appunto non c'era nulla in questo campo qua, o meglio sì, ma era tutta roba fatta diciamo male, in maniera troppo diciamo con i piedi. Posso ad esempio nominare Sim Tractor, John Deere Dry Green, Agra Simulator, Professional Farmer, insomma, tanti giochi che volevano puntare anche loro a questo nicchia, a questo mondo particolare e a mio avviso bellissimo perché a me piace perché sono appassionato, e però pochi ci sono riusciti. Già inizio con questo gioco è riuscita ad avere una parte. Molti poi hanno tentato ancora una volta di diciamo dargli concorrenza, fare in modo che potessero un attimino avere un po' di perdita di giocatori, ma non ci sono mai riusciti. Ad esempio, ho nominato varie volte Cattle & Crops, che è un gioco che a mio avviso ha potenzialità, ma purtroppo non è ancora terminato e non lo sarà mai, mi sa, perché ho visto che non fanno più niente, nessun aggiornamento né niente. Però, aprendo un'altra parentesi per quanto riguarda appunto i videogiochi, c'è sempre questa mania di voler sminuire ogni volta un determinato prodotto rispetto a un altro. Ad esempio, tanta gente diceva: "Ah, ma sì, ma Cattle & Crops è meglio di Farming perché ha il termodinamico, perché la fisica del trinciato per battere contro il rimorchio è migliore, perché qua, perché là". Bene, molti si sono buttati lì a far mod dicendo: "Ah, io non voglio più fare mod per Farming, faccio solamente per lore, basta perché è un gran gioco qua e là". Risultato? Dopo mesi e mesi, Farming ha continuato a uscire e è rimasto sempre lì l'altro gioco. E alla fine poi è sparito, non se ne sa più niente. Gente come me che ha investito su questo gioco qua 30 euro, che per me non cambia niente perché alla fine è semplicemente una sorta di proviamo questo gioco, supportiamo i creatori e vediamo cosa sanno fare. E come ho detto, il gioco ha potenzialità, il problema è che purtroppo è stato sviluppato tardi e non è stato aggiornato. Però la gente ovviamente lo osannava perché ma è bello, ma è meglio di Farming, Farming deve nascondersi, qua e là. Alla fine è stato Farming 22 e l'altro è ancora fermo al 2013 forse. Anni in cui è stato sviluppato il gioco, quindi da lì ci hanno iniziato, quindi capite bene che hanno fatto veramente poco. Però ci sono dei motivi dietro che io non conosco e che comunque rispetto, perché se non si può fare un'altra cosa, amen, però bisogna pensarci prima, non fare diciamo mega pubblicità, dopodiché proporre un gioco che non è neanche finito. Quindi questo mi ha messo semplicemente questo farming qua, che purtroppo non esita da critiche. Ogni capitolo infatti ha sempre gente che deve dire: "Ah, a me non piace perché questo, perché quello, per quell'altro". Ho letto tante di quelle cose che veramente mi cadono le balle e mi chiedo se la gente sappia almeno godersi un gioco o debba semplicemente rompere le scatole perché vuole questo, vuole quell'altro, senza però mai capire il perché viene fatta una cosa e non un'altra. Partiamo da quando il gioco doveva ancora uscire. Gente che si lamentava del fatto che graficamente sembrava un gioco per bambini. Ed effettivamente è vero, lo dico anch'io, che era troppo colorito come grafico, come luci e anche come colori, però poi l'hanno sistemato, quindi vuol dire che hanno diciamo, tenuto conto di quello che la gente chiedeva nel sito, nel forum ufficiale. Quindi stavolta hanno cercato di essere più di supporto ai loro giocatori e venire incontro per quanto riguarda vari aspetti, come ad esempio appunto la grafica, il fatto che ci sono giocatori americani, quindi hanno fatto, andate ben vedere, anche delle configurazioni nei mezzi. Mi pareva fosse questo, eccolo che vedete, configurazione europea e americana, vedete, poi con anche le gommature apposta, vedete, così. Quindi stavolta hanno preso in considerazione molte cose rispetto ai vecchi capitoli in cui facevano solamente per un determinato, diciamo, continente, quindi Europa, e per il resto niente.
questo caso qua hanno creato una mappa stile americana, delle opzioni appunto per i mezzi stile americano, quindi bene, sono contento di questa cosa qua. Ma soprattutto hanno dato supporto a chi è un nuovo giocatore, che hanno fatto in modo che potesse imparare tutto quanto tramite i tutorial sito ufficiale, ma anche tramite la classica guida che trovate qui, che vedete qua in fondo, vedete questo qua col libro, quel punto interrogativo, vedete quasi tutto quanto. Tutto quello che vi serve ce l'avete lì, quindi basta semplicemente guardare. Però purtroppo alla gente non basta, perché vogliono avere il drone dinamico, vogliono avere treni volanti, vogliono avere mezzi italiani, vogliono avere tante cose che il gioco non può offrire, per varie questioni come ad esempio budget, tempistiche, brand, perché ovviamente non è che un gioco nasca così a caso. Nel senso che devi pagare ad esempio le persone che ci lavorano dietro, che non è che si occupano solamente del gioco e basta, ma si occupano anche ad esempio di dare supporto ai giocatori, marketing, andare in giro ad esempio a ricavarsene dei mezzi, ma ricontattare l'azienda per farsi dare i progetti di vecchi trattori per poi riprodurli, registrare i sound, mandare i sound a un'azienda specializzata che possa, diciamo, aiutare l'azienda a migliorare appunto questa cosa qua, perché finalmente ho dei sound decenti, e quando ad esempio Trevi sotto sforzo vedete che cala di giri, quando sono in salita il mezzo cala, scala marcia, tutte queste cose qua, quindi sono robe veramente fantastiche a mio avviso. Brand, perché ovviamente le licenze vanno pagate, perché non è che una casa dice ah sì, tieni qua e usa tranquillamente il mio marchio, tanto non mi interessa. L'azienda è grande, quindi ha bisogno di appunto anche farsi conoscere, e farsi conoscere ovviamente richiede soldi. E le aziende lo sanno che Giants fattura un sacco per quanto riguarda questo capitolo qua, non tantissimo a livello ad esempio di EA o Bethesda o chissà che, ma comunque diciamo che non è che siano un'aziendina da poracci. La cosa che mi ricordo è che mi pare Harvey Modi abbia chiesto, credo, alla Grazia di poter pubblicare una loro botte su Farming Simulator, e loro in cambio avevano chiesto di essere pagati. Quindi per me questa cosa qua vuol dire essere morti di fame, perché innanzitutto tu stai chiedendo a un gruppo di persone non esperte di farti, diciamo, ricompensare per un qualcosa che a te non cambierebbe nulla. Perché, ok, tra tasse e tutto, qualcosa ti resta comunque. Poi produci botti, non produci, che ne so, stuzzicadenti o roba varia. Quindi, ok, non è un qualcosa che ti fa rendere milioni, però comunque non è una roba che ti impoverisce. Concedere a un gruppo di modder, anche diciamo non molto esperti, il poter avere un tuo prodotto in un videogioco che è famoso nel mondo. Se io l'avrei fatto sicuramente, avrei fatto, boh, tenete qua i progetti, chiedetemi quello che volete, come hanno fatto anche tante altre aziende, quindi non è che parlo perché così, perché colà. Molte aziende infatti hanno detto, top, prendete i progetti, fate questo, e noi siamo contenti se voi pubblicate questo mod qua, questo nostro prodotto, su un gioco. Quindi secondo me questo è essere un'ottima azienda che punta a farsi conoscere anche utilizzando metodi molto semplici, perché alla fine l'azienda ha il costo zero. Quello che ci mette tempo a fare tutto quanto è il modder, per stare lì ad avere tutte quante le misure, i progetti, il blueprint, modellare, fare tutte quante le varie parti, insomma è un casino. Però comunque per l'azienda è una grossa soddisfazione, perché tu hai un prodotto, lo utilizzate in maniera virtuale, ma è pur sempre una pubblicità che a te fa guadagnare molto. Mi fa conoscere in tutto il mondo, dall'Italia fino agli Stati Uniti, fino all'Australia, fino alla Cina addirittura. Ci sono tanti giocatori che giocano in tutto il mondo, Però a parte questo, la gente pensa che sia facile fare un gioco. Infatti c'è gente che si è lamentata del fatto che il gioco doveva ancora uscire e aveva poche macchine per quanto riguarda la silvicoltura. Lo stato da parte, quindi secondo questa persona qua non andava bene, il gioco faceva schifo qua e là. E ha fatto l'esempio che c'erano due tizi che hanno, diciamo, portato mi pare 30.000 più 20.000 persone su Farming grazie solamente al fatto della silvicoltura. Questi 50.000 giocatori non sono niente in confronto al 1,5 milione che il gioco ha solamente perché è di agricoltura. Quindi non è un esempio sensato, non ha senso. Cioè, cosa mi dimostri? Nulla. Perché non è che se un gioco è anche silvicoltura allora va bene solo per quello. Perché ad esempio ci sono giochi come Euro Truck, dove tu viaggi col tuo camion. Non è che si introducono, ad esempio, che ne so, le cave. Allora il gioco va bene solo per quello, e il resto chi se ne frega. Perché molta gente pensa appunto del camion per strada, non in cava, a fare viaggi brevi. Un po' come Farming. Tu non giochi per la silvicoltura, tu giochi per coltivare i campi,
avere mezzi, espandere la tua azienda. Nella silvicoltura te ne frega poco o niente, almeno alle persone, al milione di persone che ci giocano. O magari sì, un po', ma non è che devi per forza dire che fa cagare perché questo, perché qua, perché là. Quindi già da lì capite bene che ci sono persone che sono fidate su certe cose che a mio avviso sono stupide, inutili e soprattutto infantili. Un po' come la questione del treno dinamico. Tanta gente, ma voglio avere il treno dinamico. Calma un attimo. Ho fatto un video dove appunto io confronto queste due cose qua, quindi giochi che hanno il treno dinamico, e ho fatto capire che non è un gioco leggero con questo appunto, questa aggiunta. E sono requisiti che ha anche Farming 22. Quindi immaginate questo gioco qua con il treno dinamico. Quanti PC verrebbero, diciamo, esclusi da questa cosa qua? Perché alla fine, già adesso, come altri capitoli, un buon 90% non ha PC che superano i requisiti minimi e infatti puntano su console appunto per questo. Anch'io anni fa avevo PC che era messo male e per miracolo giocavo al 2009. Adesso le cose sono uguali, non è che sono cambiate moltissimo, anzi è peggio perché appunto c'è la questione carenza di materia prima, quindi rame, semiconduttori e tante altre cose, quindi roba che viene usata ormai nel 99% o quasi di quello che usiamo tutti i giorni. A parte certi casi, ma comunque per il resto, appunto, un buon 95% utilizzano microchip e tante altre cose che attualmente sono quasi spariti, perché appunto si è fatta la produzione durante la pandemia e quindi adesso tutti quanti stanno recuperando, quindi bisogna un attimino aspettare che tutto quanto arrivi e ovviamente quello che è rimasto in magazzino aumenta di prezzo, come anche ad esempio le schede video. Quindi attualmente farsi un PC per giocare a farming è una roba da pazzi, tanti infatti hanno ancora PC molto vecchi. Ecco perché secondo me hanno fatto bene a non mettere il treno dinamico e non so nemmeno quando lo metteranno, perché sinceramente se è tutto quanto avanti così, se la gente ha ancora PC poco prestanti, cosa se ne fa di un treno dinamico? Che poi va bene solo per pochi. Ho gente che diceva, ma io vorrei avere il ray tracing su Farming qua e là. Sì, è un gioco di agricoltura arcade, fatto per andare su molti PC anche fascia bassa. Cosa vuoi avere il ray tracing? C'è qualcos'altro, sì, per quanto riguarda DLSS e queste cose qua, è ok perché alla fine un gioco deve essere moderno, andare bene su varie schede video, quindi ci sta questa cosa qua. Però non è che devi per forza avere tutto da quello che hai nei giochi AAA, non ha senso, anche perché poi dopo tutto pesa ancora di più sui giochi e sulle prestazioni dei PC. Poi un'altra cosa che ho letto è che molta gente non si mette lì a perdere tempo a leggere ad esempio il tutorial, il manuale che c'è qui. Loro giocano, dopodiché cosa fanno? Domandano alla gente come si fa questo, come si fa quell'altro, anche se tutto quanto è scritto in maniera molto chiara e precisa su tutto quanto qui. Quindi basterebbe semplicemente andare qui un attimo, se non riesco, andare qua nella guida, cercare la sezione giusta e leggere tutto quanto. No, purtroppo la gente vuole tutto quanto pronto, se una cosa non la capiscono chiedono sempre e dopo vengono fuori vari casini perché fanno domande quelle, cioè fanno di quelle domande veramente stupide che ti domandi se sta persona qua effettivamente il gioco lo giochi, diciamo, perché ne ha voglia o perché semplicemente è tanto per fare. Questo è il problema principale. Perché per molti è difficile fare questa cosa qua, ma le fai notare e si offendono pure, perché dicono, ma io ho chiesto un aiuto, non ho chiesto di essere criticato da te, qua e là, non sono un esperto. Certo, nemmeno io ero un esperto 10 anni fa, quando è uscito Farming o quando ho iniziato a fare YouTube. Ma ho imparato, per conto mio, ho imparato a guardare le guide su YouTube di gente che ne sa più di me. E da lì poi ho imparato e ho trasmesso a voi le mie conoscenze. Quindi i video su YouTube, le guide, tutte queste cose qua sono fatte per essere utilizzate. Non sono fatte per essere considerate semplicemente cose inutili, come ad esempio le istruzioni che molta gente non legge, oppure i tutorial che la gente non fa e che poi si lamenta perché, ma io non so come fare questo e far quello. Lei è seppure messa lì a farvi i tutorial sul sito ufficiale. E perdono pure il loro tempo, quindi non oltre a star lì a creare il gioco, ma stanno anche cercando di aiutare voi, miseri giocatori, che non avete voglia di fare un cacchio, a perdergli tempo a leggere un stupido manuale, per farvi dei video, per spiegarvi tutte quante le cose per filo e per segno, e che io attualmente sto utilizzando, perché ovviamente non conosco bene il gioco, neanche io dopo un mese che ci gioco. Poi un'altra cosa che mi ricordo molto bene, che mi ha fatto cadere letteralmente le balle, è il fatto che ci fosse gente con PC super mega potenti come ad esempio con un RTX 3070 e un 9 10.000 se non ricordo male una cosa del genere e si lamentavano del fatto che il gioco laggasse sul loro mega super PC. E la mia richiesta del hai provato a sistemare un attimino le varie impostazioni per fare in modo che andasse fluido?
mi fa no, ho sparato tutto quanto al massimo e comunque il gioco lag e fa schifo. Bene. Le ho detto, guarda che basta smanettare un attimino sulle impostazioni e riesci a trovare un equilibrio per fare in modo che il gioco giri fluidamente sul tuo PC. Fai, ma no, ma io non ho voglia di fare queste cose qua, non ho voglia di perdere tempo. In altri giochi sparo tutto quanto al massimo e vanno benissimo, quindi bisogna tribolare. La gente deve pensarci prima a fare queste cose qua e non poi a far, diciamo, appunto, dannare i suoi utenti e bla bla bla. Cioè, capite bene che se una persona dice queste cose qua vuol dire che non sa una ceppa dei giochi, non sa come sistemare la grafica, non sa come regolare tutto quanto. Sono delle cose che puoi attivare e disattivare in base a ciò che hai, ad esempio il DLSS funziona solamente sull'RTX serie 2000 e 3000. Quindi se tu lo utilizzi su una 1070 o roba del genere non ti cambia un cavolo. Poi c'è anche l'anisio, antistroppico, quella roba lì che non conosco molto bene, ma che comunque smanettando un po' vedi che non vanno bene, ti fanno lagare il gioco, quindi tu perdi tempo, quei 5-10 minuti, quello che è, e lo sistemi in modo che poi hai un gioco che gira fluido con un dettagli massimi a manetta senza appunto avere errori tipo appunto lag. Però purtroppo c'è gente così che non è capace, anzi non ha voglia, non è che non sia capace di vedere tutto quanto, perché vi faccio notare anche una cosa molto importante: ogni cosa vedete ha un suo, una sua didascalia, quindi potete capire molto bene cosa andate a toccare. Ecco, purtroppo nemmeno questo la gente è capace di fare. Devono per forza rompere le balle, lamentarsi di cose futili, perché alla fine è una boiata quella. Se sei capace, le cose te le fai tranquillamente senza star lì a tartassare la gente di tue stupidità, ecco. Gente che pretende di avere cose avendo PC del paleolitico, quindi vogliono un terreno dinamico e dopodiché magari si lamentano perché il gioco li gira a scatti. Altra cosa molto particolare è il fatto che ci sia gente che compra il gioco senza nemmeno sapere se gli va bene o meno, dopodiché tartassano di messaggi le varie pagine, gruppi Facebook di farming chiedendo perché il gioco fa così, perché il gioco fa colà. E là mi domando, ma scusa, tu le cose le compri guardando bene cosa te ne fai, soprattutto se ce la fa il tuo PC? O le compri perché ti piace e dopodiché dici, ah, che schifo, il gioco non mi va bene, ho buttato i soldi, 40 euro nel cesso. Però comunque, cioè, riguarda pur sempre 40 euro, non 15 o 10 o 9 euro. 40 euro che non sono pochi per tutti quanti. Anche per me non sono pochi, ma comunque li recupero lavorando. Ma magari c'è gente che non li può, diciamo, recuperare subito. Vabbè, lì in quel caso ci sono tante altre cose da dire, ma comunque, cioè, prima controlla i requisiti, vedi se sono compatibili, domanda a chi ne sa se il tuo PC può andare bene e poi compra il gioco. Non vai a spendere soldi inutili, dopodiché appunto lamentarti se non va, se questo, se quello si gira a scatti, perché cioè, devi conoscere il prodotto che stai per comprare, non puoi fare le cose a caso. Ma comunque diciamo che c'è questa convinzione che tutto è dovuto e sprecare tempo per fare qualcosa non va bene. Ad esempio ho perso mezz'ora, chiedendo aiuto anche a Terry, per impostare la grafica in modo che potesse essere, diciamo, uno, fluida, e due, che si vedesse bene col DLSS. Infatti poi sono riuscito a risolvere grazie a lui un problema che riguardava appunto lo sfocamento in lontananza degli oggetti. Adesso il gioco a me funziona perfettamente, hanno risolto i bug, quindi bene, hanno tenuto conto di varie lamentele che la gente ha fatto. Quindi hanno aggiunto molte cose, a mio avviso, che sono di aiuto ai nuovi giocatori, come appunto ad esempio i tutorial, nuove lavorazioni, anche se però devo dire che certe cose potevano un attimino arricchirle, come ad esempio le colture, potevano mettere ad esempio il triticale, cos'era il pisello proteico, il miscanto per fare ad esempio balle da portare poi al riscaldamento, oltre al pioppo, poi che ne so. Tante altre culture che potevano essere, diciamo, fatte anche qua in America, perché ci sono tante cose che la gente non conosce, escludendo magari i pomodori, che sono quelli un attimo più complicati, perché giustamente bisogna stare lì a domandare a chi produce le macchine di poter avere la licenza, i modelli 3D, riprodurre tutto quanto e vedere la lavorazione del pomodoro, quindi sono cose che non sono molto fattibili, anche perché poi devono magari anche loro andare fisicamente a vedere la lavorazione e tutto quanto, non è che loro sono lì in ufficetto a fare le cose. Anni fa forse sì, adesso però da quello che ho visto mi pare che siano un attimino più viaggiatori, nel senso che vanno a vedere varie cose, ecco. Poi non so esattamente, comunque a vedere un po' di cose, hanno fatto vari viaggi per conoscere appunto varie cose. Ma comunque dire che il gioco deve essere perfetto, senza bug, senza qua, senza là, è un'emerita cagata.
perché è una cosa risaputa, ma la gente deve sempre stare lì a puntare il dito su questo, su quello o quell'altro, e soprattutto gente che dice: ah, io voglio restare sul 19 perché ci sono le mod, o perché non mi convince molto, oppure appunto aspetto che arrivino le mod, come se il 22 non avesse niente di più da offrire rispetto alle mod. Voglio ricordare che ovviamente ogni cosa è stata inserita qui nel gioco basandosi appunto sulle mod, e loro hanno i diritti sugli script usati per fare le mod, come ad esempio la season, le fabbriche, tutte queste cose qua, che non è che sono cose, diciamo, rubate o semplicemente copia e incolla, sono state adattate al gioco, perché giustamente, come dicono anche loro, tu tocchi un singolo, ad esempio, un singolo codice a modificare mille cose. Non è che tu vai a mettere una cosa e magicamente si adatta. Poi, se confrontiamo il 19 col 22 di base, senza mod, a mio avviso vince il 22, ovviamente, su molte cose: numero di mezzi, numero di attrezzi, lavorazioni, grafica, che a me sinceramente piace entrambe, ecco. Poi una cosa che noto è il fatto che non c'è più quell'effetto, diciamo, cerchio, ed è qua ad esempio sulla trebbia, anzi c'è, si vede, ma è molto più ampio rispetto a prima. Prima era tanto più, a mio avviso, visibile, ed è che infatti riesco a vedere tranquillamente un albero in fondo senza che sia, diciamo, tutto fatto in maniera grossolana. Vedete che infatti appunto si nota tutto da distante e in maniera, non dico accurata, ma comunque riuscite a distinguere un edificio da un albero, ecco. Quindi ecco, purtroppo c'è gente ancora convinta che il vecchio capitolo sia meglio solo per la questione delle mod, oppure per ad esempio i reshade grafici e tante altre cose. Però non si rende conto di queste cose qua e dice: ma il 19 era meglio perché aveva tante cose in più e soprattutto andava bene all'inizio, cosa assolutamente non vera, perché si sa molto bene, come ho detto anche prima, ogni gioco ha i suoi difetti appena uscito, quindi dire che andava bene 19 rispetto al 22 è una gran boiata. Quindi purtroppo la gente ha dimenticato cosa significava avere farming 19 appena uscito e pensa che sia sempre stato così, nel senso che aveva tutte quante quegli script, le fabbriche, tutte queste cose qua. Purtroppo c'è tanta disinformazione in giro, poca informazione, perché tanta gente vede le cose e dice: ah sì, bello, prende tutto quanto per vero. Ma ad esempio il CGI trailer, anche a quello la gente pensava fosse vero, fosse il gioco finale, in verità no. E c'era pure scritto CGI trailer, quindi non c'era assolutamente nulla da indignarsi, nulla da criticare, cioè che è sempre stata fatta da tante altre case produttrici, quindi non è una novità, una truffa né niente. Che c'è scritto in caratteri cubitali e c'è pure scritto anche nel video, non mi puoi dire: ah no, è una truffa, qua e là il gioco non sarà così. Io ti dico: ma va? Hai letto le cose prima di parlare o apri solamente la bocca tanto per dare fiato? E la mia opinione è che questo gioco qua è stato fatto ovviamente con coscienza che c'erano dei bug più o meno grossi e sono stati anche sistemati con l'aggiornamento. Quindi a mio avviso il gioco funziona, magari a un 95%-96%. E sicuramente c'è sempre qualcosa che non va, qualcosa che magari noi non vediamo, ma che Giants conosce, oppure chi è più attento ai dettagli sa. Quindi ci aspetteremo più avanti dei nuovi aggiornamenti, quindi inclusi anche nuovi DLC, nuovi mezzi in arrivo. Tutto questo ovviamente amplierà la possibilità di poter avere mezzi in più, lavorazioni in più, per magari qualcosina un attimino più rivoluzionario, come ad esempio, che ne so, boh, le carote, i pomodori, ecco ad esempio quello. Perché anche qua negli Stati Uniti fanno i pomodori, fanno carote, fanno un sacco di cose, anche addirittura le arachidi, anche in Canada. Quindi direi che hanno spazio per tante cose, probabilmente il tutto dipende dal budget che hanno, dalla possibilità che hanno di poter avere dei brand nuovi, quindi tutta una questione anche di licenze, di queste cose qua, di richieste, di scartoffie, di tasse, menate varie, perché ovviamente non è che il gioco una volta fatto è finito e loro hanno tutto un puro guadagno e basta. Devono spendere anche tanto altro per ad esempio il marketing, per appunto nuove licenze e tante altre cose. Quindi non è che c'è solamente un sedersi sugli allori e godersi la gente che gioca e basta. Quindi diciamo che è tutta una questione di investire i soldi ricevuti per migliorare il tutto, migliorare i servizi, migliorare tante altre cose. Una cosa che ho apprezzato è stato il fatto di avere il launcher, che a mio avviso è molto utile per chi di voi magari non sa come aggiornare il gioco e se lo trova automaticamente aggiornato senza lì a dover per forza scaricare l'aggiornamento tramite il sito ufficiale. Anche se però purtroppo se non avete una connessione buona, quindi al di sopra di 10 mega, farete fatica a scaricarlo. Oppure c'è un intasamento, quando ad esempio è uscito il gioco c'erano tante persone che non riuscivano neanche a scaricarlo per questa questione qua.
Quindi diciamo che è una cosa che di per sé potrebbe funzionare, ma va rivista. Quindi apprezzo l'impegno che hanno fatto per appunto essere sempre più utili agli utenti, quelli diciamo inesperti alle prime armi, quindi anche bambini o semplicemente persone che hanno scoperto questo gioco qua da poco tempo e quindi vogliono avvicinarsi a questo mondo, ma senza trovarsi spaesati. E qui secondo me Giants ha fatto una bella cosa appunto aggiungendo i tutorial e ovviamente anche la classica guida, che purtroppo però la gente non segue, quindi è una cosa che purtroppo bisogna dare atto, la gente non fa le cose con la testa, poiché si lamenta, anch'io ho fatto queste cose qua, quindi sono anch'io colpevole, però io in questo momento qua mi sto informando sul gioco tramite appunto queste cose qua, quindi sto capendo un attimino le nuove dinamiche di questo nuovo capitolo. A me sinceramente va bene, a parte le cose che ho detto, come ad esempio appunto anche una cosa che a mio avviso avete ragione in molti, e cioè l'irrigazione. Perché giustamente le culture non crescono per magia, ma ci vuole appunto l'acqua, che è fondamentale per la vita. Quindi ci sono cose del genere, come ad esempio, che ne so, rotoloni, o che ne so, i pivot, cose esempio negli Stati Uniti, sarebbe una cosa per me veramente ottima. Però queste cose qua forse le vedremo nel prossimo capitolo, non lo so. Perché il gioco deve comunque rimanere arcade, nel senso che deve restare qualcosa di semplice, da poter far divertire grandi e piccini, esperti e non esperti. E anzi, attenzione, hai cose in più, come ad esempio i bancali che finalmente puoi caricarli in maniera decente senza che ti partano per aria? Bene, la gente vuole utilizzare le autolotte che non vogliono rompersi le balle a fare tutto quanto manualmente. Hanno aggiunto le stagioni di base? La gente lo vuole togliere perché non gli piace? Non vuole usare le stagioni perché non gli interessa? Bene, hai voluto queste cose qua, adesso ti lamenti? Sono cacchi tuoi. Ad esempio, poi capiterà un giorno avremo treno dinamico? Sì, ma il mio PC non può farlo girare perché è troppo pesante. Oppure sì, bello, ma i mezzi mi si prendono dopo 3 secondi e io mi rompo le balle perché voglio giocare tranquillamente. Ecco, scommetto che per esempio farà queste cose qua e gli dico, avete voluto avere il treno dinamico? Sono cavoli vostri. A mio avviso, quindi con tutte queste paradella qua, il gioco di per sé a me piace, fatto bene, ricco di dettagli, ricco di lavorazioni in più. Ricco di mezzi, attrezzi, graficamente mi piace molto perché è fatto veramente bene, anche e soprattutto per quanto riguarda il Parallax Occlusion Mapping, che rende tutto quanto le pareti e le texture del terreno praticamente 3D, anche se non lo sono, però comunque a me va benissimo perché non appesantiscono troppo il gioco. Per quanto riguarda il motore grafico, purtroppo è sempre quello, quindi prima o poi dovranno magari fare un cambiamento epocale, perché non si può andare avanti sempre con lo stesso motore grafico. Prima o poi dovranno portare tutto quanto su un altro livello, perché altrimenti non riescono a mantenere magari, ad esempio, una qualità grafica così, oppure dei parametri, perché ovviamente più sfrutti un motore grafico, più ovviamente lui magari potrebbe perdere colpi. Magari forse andranno sull'engine, come si chiama, su Real Engine, magari quello, potrebbero anche farlo. Però bisogna vedere un attimino i pro e i contro di questo engine qua, perché magari può essere che sia leggero, ma che comunque poi, mettendo varie cose, tutto diventi pesante. Poi bisogna anche lavorarci. Ad esempio c'è un gioco che si chiama Matrix Reloaded, se non ricordo male, può essere che abbia detto una boiata. È stato fatto tutto su Real Engine, ma ha richiesto anni e anni di sviluppo. Non è stato richiesto 3 anni, ma molti di più. Quindi diciamo che è un lavorone. E per un'azienda come Giant è proprio una cosa leggerissima da fare. Già per questo gioco qua ci hanno messo 2-3 annetti. Cioè, dal 2019 fino adesso hanno sviluppato questo gioco qua. Quindi non è che sia una roba, diciamo, da 3 secondi. E quindi, ecco, niente, spero che aggiungano qualcos'altro, magari, che ne so, nuove lavorazioni, nuove culture, nuovi macchinari, perché appunto usciranno DLC, inclusi nel Season Pass Year One. E dopodiché vedremo appunto di testare questa novità, sperando che poi appunto rendano il tutto più universale, più ampio per quanto riguarda appunto questo meraviglioso mondo che io ho sempre amato fin da piccolo e continuerò ad amarlo fino a quando non avrò, diciamo, l'età da anziano e quindi avrò l'Alzheimer attorno, non riuscirò a ricordare più niente e inizierò a perdere colpi, a dire cagate su cagate, cagarmi addosso. Quindi finché la mia mente funzionerà, anche se adesso funziona appunto da culo, quindi non so, apprezzerò sempre questo mondo e giocherò sempre a Farming perché a mio avviso è l'unico gioco che ha resistito negli anni alla concorrenza e soprattutto è riuscita a trasformare un banalissimo gioco che per molti è una boiata in qualcosa di veramente bellissimo e che la gente ama, a mio avviso, anch'io amo questo gioco qua. Quindi ecco, io come sapete molto bene,
Farmici gioco perché più che altro faccio una serie, quindi non è che io a livello di diciamo passatempo lo usi moltissimo, però se dovessi farlo sinceramente ci giocherei molte ore, anche a tante altre cose, questo è vero, però lui non so, ha un quel che ti fa stare ore e ore qui a tebbere un campo, a lavorare i campi, a guardare tutti quanti in mezzo, a guardare tutto quanto, la mappa, i dettagli, un sacco di cose che sono veramente molto belle, che ti lasciano completo sospeso. Se sei un appassionato di farming e agricoltura anche in generale. Quindi io vi ringrazio per aver utilizzato questi video per prendere sonno, quindi bene, sono contento, almeno ho un altro, diciamo, utilizzo, oltre a farvi capire le cose, che magari di voi non è molto esperto. E una cosa seria che vi prometto è che io, fino a quando avrò tempo, voglia e capacità, continuerò a fare video su YouTube per quanto riguarda Farming Simulator. Anche se andranno male, ma io riuscirò ad andare avanti lo stesso. Anche se prima o poi magari mi girano le balle e mollerò tutto perché c'è troppe idiozie in giro, troppe boiate, troppa gente che fa le cose a caso. Io comunque vi prometto che andrò avanti a fare video. Ovviamente non per sempre, questa è una cosa logica, ma io cerco di fare sempre queste cose qua. Perché mi piace farlo, nonostante sia difficoltoso, nonostante non abbia voglia di fare niente a volte, nonostante voglia mollare tutto, ma io cercherò di tenere duro finché posso per portare a voi un po' di, diciamo, informazione, gioia e soprattutto interesse per questo mondo molto bello. E quindi grazie che di voi ho supportato questo canale da quando è nato, quindi 10 anni fa o anche negli ultimi anni. Vi ringrazio tantissimo. Ci vediamo al prossimo video. Mi raccomando, fate i bravi. Buona fortuna a tutti quanti voi. Supportatemi, mi raccomando. Buona fortuna a me. Speriamo che quest'anno sia migliore. Alla prossima. Ciao ciao.